Ciao a tutti. Allora, partiamo dal fatto che mi è stato detto da mio marito che negli altri video non si sentiva molto bene quello che dicevo, quindi proverò a parlare un pochettino più forte. Vi ricordate nel video in cui ho fatto i savoiardi, vi ho detto che mi sarebbero serviti in una ricetta che avrei fatto il fine settimana? Bene, oggi volevo preparare una torta fatta a cassetta di frutta. È una lavorazione leggermente lunga, quindi la divido in step. Partiamo dalla preparazione della pasta frolla. Partiamo dagli ingredienti. Per la pasta frolla ci servono due uova, alle quali andremo ad aggiungere 100 g di zucchero. Andiamo a lavorarle. Così. Poi ci serviranno 300 g di farina. 00, mi raccomando, o se avete in casa da far andare della farina per dolci, va benissimo. Ci aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci, così, anche perché poi quello che faremo con la frolla non deve lievitare eccessivamente, quindi mezza ci basta e ci avanza. 100 g di burro ammorbidito. Se non avete tempo a tirarlo fuori dal frigo prima, lo fate ammorbidire nel microonde. L'importante è che non si sciolga definitivamente, deve solo ammorbidirsi. E lavoriamo l'impasto. Il nostro impasto è pronto. Ho lavorato circa 5 minuti a mano, sbattendo ogni tanto l'impasto in questa maniera qua per dargli ben forza alla frolla. Adesso andiamo a prendere la nostra pellicola alimentare. Glielo mettiamo all'interno e lo lasciamo riposare in frigo 30 minuti. Nel frattempo ci prepariamo la crema. La crema ho deciso di fare una crema bella golosa, quindi prendiamo il nostro mascarpone. Io ne ho prese due confezioni da mezzo chilo, ma ne usiamo una sola. Se poi ci serve faremo il restante della crema ancora dopo. Però secondo me con una sola ne abbiamo già abbastanza. Quindi iniziamo con una sola, perché poi sennò è uno spreco. Allora, per non sprecare, perché non è una crema che uno mangia tutti i giorni. Quindi prendiamo il nostro mascarpone e lo mettiamo all'interno di un contenitore bello capiente. Così. Mi sono già ben che sporcato e ho appena iniziato la ricetta. Ragazzi, siamo più che a posto. Fine ricetta, dovrò cambiarmi totalmente se continuo così. Comunque adesso andiamo a prendere la Nutella o crema di nocciola. Io sono sincera, ho una crema di nocciole, non ho proprio una Nutella classica. Ne prendiamo un bel cucchiaio abbondante così. Anzi, io sono golosa, ne prendo ancora un po'. In questo modo qua. Adesso o con una planetaria o con una frustamano. Io lo faccio con la frustamano perché il mascarpone è già bello corposo, quindi non ha bisogno di montare, non è una panna. E andiamo a mescolare bene così. Non ci metto zucchero perché c'è già la Nutella che è già bella golosa, è già bella dolce, quindi non vado a metterci zucchero. Questa crema qua, quando fate magari i muffin, è bellissima perché tiene molto bene. Come usarla per la decorazione? Tiene molto molto bene, è molto densa. Guardate qua. Questa è la nostra crema che adesso faremo riposare non in frigo perché io il mascarpone ce l'avevo da frigo, quindi è già bella fredda. Però la faccio riposare nel mentre che aspettiamo la nostra frolla. Per prima cosa bisogna andare a prendere le misure di come faremo la nostra cesta. Io come base uso i savoiardi che ho preparato l'altro giorno. Se no, se volete, potete usare anche benissimo un pan di Spagna, una pasta biscotto. L'importante è che non usate la frolla perché la frolla sarà poi la parete della nostra cassetta. Allora, io uso i savoiardi e mi sono presa le misure. Per la parte lunga ho preso le mie misure contando i savoiardi e mi sono fatta una bella misura in carta da forno che utilizzerò poi per la pasta frolla. E di queste ne farò due, ne farò altre due corte e poi ne farò sei piccolini che saranno poi la finitura della nostra cassettina. Adesso andiamo a prendere la nostra pasta frolla e iniziamo a fare le misure.
Allora, abbiamo la nostra pasta frolla, iniziamo a farla un pochino così. Lo distendiamo bene. Aspettate che non ci ho messo la farina sotto, ma facciamo una cosa, ci metto un po' di carta da forno. Perché non voglio andare a mettere la farina. Perché è una pasta frolla bella morbida e mi dispiace andare a metterci troppa farina sotto. Proviamo così con la carta forno che ci facciamo la nostra prima misura. Questa è anche allargata, così mi farebbe un bel favore, ma noi incolliamo con la frolla. Così. Mi sa che un po' di farina ce la devo andare a mettere. Vado a prenderla e torno subito. Allora, sicuramente con la farina lavoriamo meglio. Non volevo aggiungerla, ma alla fine, se vogliamo fare le cose ben fatte, meglio un pochino di farina, aggiungerla anche un goccino sopra per stendere bene l'impasto. Così è molto meglio. Ok. Non va tirata molto fine, eh? Va bene che c'è il lievito, quindi un pochettino lieviterà. Però non va tirata troppo fine. Andiamo a prendere questa, che è la nostra misura lunga. Della misura lunga abbiamo detto che ne dobbiamo fare due. Così. E procediamo in questa maniera per tutte le nostre misure. Abbiamo fatto le due pareti lunghe. Adesso con un coltello andiamo a fare tutti i disegnini che saranno poi i disegni che rimangono sul legno. Mentre prepariamo gli altri, inforniamo questi a 170 gradi per 10 minuti. Nel mentre che aspettiamo le nostre basi che si cuociono, andiamo a mettere la nostra crema sui nostri savoiardi a strati, come si fa per il tiramisù. Quindi andiamo a mettere la crema, bella bella dappertutto, a strati, poi mettiamo un altro strato di savoiardi, poi di nuovo un altro strato di crema, fino all'altezza desiderata. Io farò 3-4 strati. Ok, la mia super pila è fatta, così. Ho messo anche un pochettino di Nutella ai bordi, così giusto per renderla poco golosa. Adesso andiamo a incollare le nostre pareti. Per incollare le nostre pareti avremo bisogno di cioccolato fuso. Partiamo con le pareti lunghe. Andiamo a mettercele qua, queste pareti lunghe così, che siano proprio ben messe. Poi prendiamo una corta. Andiamo a posizionarla qua, vediamo come metterla in questo modo qua. Così vedete che se casomai non riesce ad andare bassa come l'altra, andiamo a rifilare leggermente col coltello la parte che rimarrà poi sotto. In questo modo qua, e adesso incolleremo le due pareti. Ecco qua, il nostro cestino di frutta è finito. Adesso vado a farvelo vedere meglio. Guardate un po', bello bello, semplice e veloce, però fa una bellissima figura. Guardate un po'. Beh, ragazzi, cosa dire? Spero che siate soddisfatti da questa ricetta. È una torta bella, semplice, ma anche molto scenica. Grazie a tutti, mettete un like, seguitemi anche sul mio canale YouTube. Ci vediamo nella prossima video ricetta. Ciao a tutti!